Nostro fratello Vincenzo Carmine, guida e pastore di questa chiesa, è con tutti voi. E con il tuo spirito. I fedeli della sua diocesi
che hanno voluto condividere con lei e con tutti noi la gioia e il dono dell'Episcopato a servizio della nostra Chiesa diocesana di Tricarico. Oggi la nostra comunità diocesana è partecipe in questa grande e affollatissima piazza per gioire con il santo popolo di Dio che è in Tursi Lagonegro, che festante l'accoglie come suo pastore e guida. È veramente una bella esperienza di comunione e di fede tra due chiese locali che insieme rendono lode alla Santissima Trinità. Noi, perché abbiamo potuto condividere durante i 12 anni del suo episcopato una esperienza di chiesa in missione permanente, consapevoli di essere chiamati a rinnovare ogni giorno la nostra vita e testimoniare la bellezza della vita cristiana. La comunità diocesana di Tursi Lagonegro, perché riabbraccia lei come suo nuovo pastore. È bello pregare con l'invocazione in cor de Jesu Semper, perché il cuore di Cristo è fonte di ogni consolazione. E come ci ricorda la Pastores Labo Vobis, il cuore di Dio si è rivelato a noi pienamente nel cuore di Cristo buon pastore. E il cuore di Cristo continua oggi ad avere compassione delle folle e a donare loro il pane della verità e il pane dell'amore e della vita. Dio consola il suo popolo con la sollecitudine di un pastore, con l'amore di un padre, con la tenerezza d'amore di una madre. L'essere figlio di questa Chiesa che le ha dato i natali e ha generato lei alla fede e l'essere diventato padre per l'Episcopato uniscono in stretta relazione paternità e maternità. Nel cuore del Vescovo dunque deve esserci una grande passione per Cristo e per il Vangelo ed un grande amore per le persone. Il Vescovo deve essere sempre per tutti un punto di riferimento luminoso. Dalla sua vita deve trasparire la bellezza della luce e della vicinanza di Dio. Le rivolgo, Eccellenza, l'augurio più bello con le parole di Don Giussani. Tutto, tutto nella vita è opera del Signore e va quindi fatto, vissuto a lode di Dio nel mondo, cioè a lode di Cristo. E tutto va vissuto invocando la Beata Vergine Santa Maria Regina di Anglona e imitandone lo stile con la gioia propria del Vangelo. Gioia di sapersi guardati da Dio nonostante la propria bassezza. Gioia per il servizio episcopale che è prendersi cura ora della Chiesa di Tursi Lagonegro a lei affidata. E lei lo farà con tanto amore e con tanta passione. Auguri. Eccellenza Reverendissima Monsignor Vincenzo Carmine Orofino, è arrivato il giorno tanto desiderato dai fedeli di Cristo radunati nella chiesa che è in Tursi Lagonegro, sia chierici, sia laici, sia religiosi e religiose, ma anche dalle autorità civili e dalle persone in ricerca sincera della verità. Passano oggi alla mente e al cuore gli anni di questa giovane diocesi, configurata dall'unione all'antica denominazione di Anglona Tursi della zona lucana della Valle del Mercure, appartenente in passato alla diocesi di Cassano Jonio, della fiorente zona lucana della diocesi di Policastro, di alcune parrocchie della Valle d'Agri, appartenenti alla diocesi di Potenza Marsico Nuovo, giusto 40 anni fa. Dopo il servizio episcopale
di Monsignor Vincenzo Franco, Monsignor Gerardo Pierro, Monsignor Rocco Talucci, Monsignor Francesco Lolè, i 9 mesi della mia amministrazione diocesana, noi la accogliamo nella felice espressione ormai famosa. La Chiesa che l'ha generato come figlio carissimo, oggi l'abbraccia come padre amatissimo. Per grazia di Dio, e della sede apostolica, dopo una costante preghiera nelle parrocchie e presso i singoli fedeli, cara eccellenza Orofino, abbiamo il vescovo che nel suo pieno munus docendi, con l'autorità donatagli da Cristo, Verbo del Padre, e il nostro Magister Doctrine. Noi tutti fedeli attendiamo da lei con biblico ascolto la proposta e la spiegazione continua e profonda delle verità di fede, da credere e da applicare nei costumi. La sua cura che si osservino fedelmente le disposizioni e i canoni che riguardano il ministero della parola di Dio, la difesa ferma dell'integrità e dell'unità della fede che si deve professare. Abbiamo il Vescovo che nel suo pieno munus sanctificandi, con l'autorità datagli da Cristo sommo ed eterno sacerdote, è il nostro Magnus Sacerdos Sacri Cultus, che con l'esempio di santità nella carità, nell'umiltà e nella semplicità di vita promuova la santità dei fedeli e come principale dispensatore dei misteri di Dio si adoperi continuamente perché noi fedeli cresciamo in grazia mediante la celebrazione dei sacramenti e conosciamo e viviamo sempre più nella liturgia il mistero pasquale. Abbiamo il Vescovo che nel suo pieno munus regendi, datogli da Cristo capo, re e servo, è il nostro Minister Gubernationis. Nel governo di questa Chiesa particolare, con potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria, nella difesa dell'unità della Chiesa, nella promozione della disciplina comune e nell'urgere l'osservanza delle leggi ecclesiali, perché non si insinuino abusi contro l'onore del Signore e contro la giustizia che si deve al popolo cristiano. Invochiamo su di lei, Eccellenza, l'intercessione potente della Santa Vergine Maria e di tutti i nostri santi protettori diocesani. Con fede, speranza e carità, dai monti, ai colli, alle rive della nostra amata e bella diocesi di Tursi Lagonegro, si possa dire ovunque ed essere sempre, secondo l'espressione di Sant'Ignazio di Antiochia. Con il nostro amato Vescovo Vincenzo, noi tutti possiamo essere come le corde unite alla cetra per elevare l'armonia di amore, pace e gioia cristiana all'unico Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Eccellenza Reverendissima, caro nostro Vescovo, vorremmo offrire questo auspicio secondo i titoli del Magistero del Sommo Pontefice Papa Francesco. Risplenda sempre su di lei, a beneficio del popolo diocesano, il Lumen Fidei, la luce della fede, per il perpetuo annuncio dell'Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo, con amoris letizia, la gioia di farsi amare da Dio e amare i fratelli e le sorelle che il Signore ci dona sul nostro cammino. E laudato sì, mi Signore, per il Vescovo Vincenzo, per la Santa Chiesa Cattolica, per la Diocesi di Tursi Lagonegro, per tutto l'intero popolo cristiano della Basilicata, per tutta l'opera della creazione e della redenzione. Deo gratias, eccellentissimo Padre Vincenzo.
Ora il nuovo Vescovo consegna al Cancelliere la lettera apostolica con la quale il Santo Padre Francesco lo ha nominato Vescovo di Tursi d'Avenere. Il Cancelliere, prima di leggerla, la mostra al Collegio dei Consultori e all'Assemblea. Al termine della lettura, l'amministratore diocesano annuncia all'Assemblea l'insediamento del nuovo Vescovo. Di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Vincenzo Carmine Orofino alla Chiesa Cattedrale di Tursi Lagonegro. Francesco, Vescovo Servo dei Servi di Dio, al Venerabile Fratello Vincenzo Carmine Orofino, Vescovo di Ricarico, trasferito alla Diocesi di Tursi Lagonegro, salute e benedizione apostolica. Il nostro gravissimo ufficio di Supremo Pastore di tutto il gregge del Signore, tra le altre cose, ci richiede oggi che provvediamo adeguatamente alla Chiesa Cattedrale di Tursi Lagonegro, resasi vacante al seguito del trasferimento dell'eccellentissimo Monsignore Francesco Antonio Nolè alla sede metropolitana di Cosenza Pisignano. Essendo tu, venerabile fratello, per le tue comprovate doti di mente e di cuore, per l'esperienza pastorale e per la conoscenza della teologia dogmatica, degno di servire quella Chiesa, dopo aver consultato la Congregazione dei Vescovi, per la nostra suprema autorità apostolica, ti dichiariamo sciolto dal precedente legame con la Diocesi di Tricarico e ti nominiamo Vescovo di Tursi Lagonegro, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano. Ti diamo mandato inoltre di rendere nota questa nostra lettera al tuo clero e al tuo popolo, i quali esortiamo ad accoglierti con animo lieto e di restare a te uniti. Fa dunque, venerabile fratello, di pascere i fedeli a te affidati in tal modo che gli stessi ogni giorno siano memori delle parole del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. La luce e la gioia dello Spirito Santo, intercedente la Beata Vergine Maria, siano sempre con te e con questa carissima Chiesa a te affidata nella diletta Italia. Dato in Roma, presso San Pietro, il 28 aprile dell'anno del Signore 2016, quarto del nostro pontificato.
Della presa di possesso della diocesi. Dopo la firma del verbale, il cancelliere lo legge all'assemblea. Vincenzo Carmine Orofino, nella diocesi di Tursi Lagonegro. Oggi, giorno 25 del mese di giugno, alle ore 18:30, nell'anno del Signore 2016, anno del Giubileo straordinario della misericordia. Sua Eccellenza Reverendissimo Monsignor Vincenzo Carmine Orofino è stato accolto all'ingresso della città di Tursi
da Monsignor Francesco Sirufo, amministratore diocesano, dal clero, dalle civiche autorità e dal popolo diocesano radunato. Il corteo di onore si è snodato fino alla piazza Maria Santissima di Anglona, antistante la chiesa cattedrale, dove la dottoressa Angela Marchisella, sindaco di Tricarico, il professor Salvatore Cosma, sindaco di Tursi, e il dottor Marcello Pittella, presidente della giunta regionale di Basilicata, hanno offerto al nuovo pastore diocesano il saluto a nome di tutte le istituzioni civili. Subito dopo, i sacri ministri si sono portati nella chiesa cattedrale. Il nuovo vescovo, accolto dal parroco sacerdote Giovanni Battista Di Santo, ha dato il bacio al crocifisso ed, entrando in chiesa, ha sperso con l'acqua benedetta i presenti, al ricordo della consacrazione battesimale del popolo di Dio. Arrivato al presbiterio, il vescovo si è recato nella cappella del Santissimo Sacramento per un momento di adorazione e subito dopo, in sacrestia, ha indossato i paramenti sacri per la processione introitale e la celebrazione eucaristica in piazza Maria Santissima di Anglona, allestita decorosamente e comodamente per la celebrazione. Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Carmine Orofino, giunto alla sede, ha preso posto. L'amministratore diocesano ha dato inizio ai sacri riti con il saluto liturgico al nuovo preside. Monsignor Nicola Urgo, delegato dell'amministratore apostolico di Tricarico, ha rivolto al vescovo parole di saluto a nome della diocesi di Tricarico. Quindi l'amministratore di Tursi Lagonegro ha rivolto il saluto al novello pastore a nome di tutta la comunità diocesana nelle sue varie componenti, clero, fedeli laici, religiosi e religiose. Dopo i saluti ufficiali, Monsignor Vincenzo Carmine Orofino ha consegnato al cancelliere della diocesi, Monsignor Giuseppe Cozzi, la lettera apostolica, con la quale il Sommo Pontefice, Sua Santità Papa Francesco, lo ha nominato vescovo di Tursi Lagonegro, trasferendolo dalla diocesi di Tricarico. Il cancelliere vescovile, prima di leggerla, l'ha esibita al Collegio dei Consultori e al popolo cristiano radunato. Al termine della lettura, Monsignor Francesco Sirufo, amministratore diocesano, ha annunziato al popolo l'insediamento del nuovo vescovo, che, indossata la mitria e ricevuto il pastorale da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Francesco Antonio Nolè, arcivescovo metropolita di Cosenza Bisignano, già vescovo di Tursi Lagonegro, è salito alla cattedra, dove tutti i sacerdoti della diocesi, i rappresentanti del laicato cattolico e dei religiosi hanno reso omaggio al nuovo vescovo. Tanto si verbalizza, se ne dà lettura pubblica, da me sottoscritto cancelliere vescovile, si sottoscrive da parte dei testimoni e si archivia ad maiorem Dei gloria e ad perpetuam rei memoria. Iniziamo la celebrazione eucaristica con il canto d'ingresso.
E inizia la celebrazione eucaristica. Santo. Pace a voi fratelli e sorelle, a tutto il clero e al popolo della Santa Chiesa di Tursi Lagonegro. Fratelli e sorelle, al termine di questa solenne celebrazione dell'Eucaristia riceveremo la benedizione papale che, attingendo alla ricchezza della comunione dei santi in Cristo Redentore, ci elargirà l'indulgenza plenaria con la remissione di ogni pena dovuta per i peccati. Confessiamo dunque le nostre colpe e umiliamoci sotto la potente mano di Dio perché ci esalti nell'ora della sua visita. Questa sera, inizio della Pasqua settimanale, è resa più intensa per il nostro primo incontro già presente nella mente di Dio, che non priva i figli della sua tenerezza. Grati per la sollecitudine divina, ci disponiamo ad essere commensali di Cristo Gesù, che ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. E riconoscendo i nostri peccati, imploriamo la misericordia del Padre, affinché anche noi possiamo sperimentare la gioia di essere visitati da Dio e rinnovati dal suo amore. Immagine autentica dell'assemblea universale del tuo popolo e strumento della presenza di Cristo nel mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Elia, ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel Mecolà, come profeta al tuo posto. Partito di lì, Elia trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con 12 paia di buoi davanti a sé. San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà.
State dunque santi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne. Secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. Messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaria per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Si voltò e li rimproverò. È il momento dell'omelia, che normalmente è il vero punto critico per chi è seduto da quella parte. Però state tranquilli, soltanto un proemio, tre punti e un corollario. Il proemio. Ho detto prima che questo è un evento di popolo. Adesso nella liturgia dico: questo è un evento di Chiesa. È un evento della Chiesa Cattolica. Il vicario di Tricarico, Don Nicola, ha detto il significato di questa comunione tra la diocesi di Tricarico e quella di Tours, e che quindi non ripeto. Primo significato, questa bella comunione tra queste due diocesi combinate della sud della Basilicata. Papa Francesco dice che dalla periferia si vede meglio il centro. Dal centro difficilmente vedono bene la periferia. Noi siamo la periferia che guardiamo al centro, ma il centro non è potenza e nemmeno Matera, il centro è Gesù Cristo. Ecco perché noi siamo qui come Chiesa, un evento ecclesiale. Un evento ecclesiale che vede proprio tutti riuniti e vede anche dei vescovi. Vede dei vescovi non per quello che dice qualche giornalista, perché Tursi è la fabbrica dei vescovi. Vede dei vescovi perché qui ci sono due miei maestri, Monsignor Talucci e Monsignor Nolè, che ho avuto come maestri, e loro mi hanno scelto come vicario, vicario di Monsignor Talucci, vicario di Monsignor Nolè, e insieme a loro c'è anche Monsignor Pierro, idealmente con la preghiera. Poi qui ci sono due condiocesani, Monsignor Cantisani di Lauria, Monsignor Sirufo di Castelluccio, parroco a Vigianello, amministratore apostolico, e idealmente e spiritualmente c'è anche Monsignor Cuccarese, che è proprio qui di Tursi. Poi con noi c'è Monsignor Santoro, arcivescovo di Taranto, mio carissimo amico personale, e con lui fin dalla giovane età, però lui mi precede in età e anche sapienza, e con Don Filippo abbiamo sempre e ancora oggi condividiamo il carisma di Don Giussani. Ecco perché Filippo è qui. Normalmente quando entra un vescovo nella diocesi, altri vescovi non ne vanno. Perché? Perché, come si suol dire, è lui lo sposo. Ecco, io non ho paura di condividere la sposa, perché loro non ci tendono neanche, e invece sono proprio felice che questa sera sono qui con me. E
ho voluto veramente con tutto il cuore la loro presenza, perché fosse chiaro che questo è un evento di Chiesa. Noi questa sera celebriamo la grandezza e la bellezza della vita della Chiesa, non l'ingresso del Vescovo Rufino, che viene a fare il Vescovo nella sua diocesi. Anche questo è un fatto rarissimo. In Italia siamo 3 o 4 che viviamo questo privilegio. Quello di Trento, quello di Milano, Scola, quello di Tursi, Lagonegro, Orofino, non lo so se ce n'è qualche altro, ma siamo veramente pochi quelli che fanno i vescovi, sono chiamati a fare i vescovi nella propria terra. In un'intervista Soave mi faceva una domanda, diceva: ma non è un limite andare a fare il vescovo nella propria diocesi, le amicizie? E io ho risposto così, che l'amicizia è un valore, non è un limite, che l'amicizia aiuta ad essere felici, non è un condizionamento, perché il vescovo non è il capo, ma è il padre, e il padre non è nemmeno l'amico del cuore, il padre è il padre che vuole bene ai figli e indica ai figli il cammino da seguire. Questo era il preambolo, i tre pensieri. I tre pensieri li prendo dalle tre letture. Guardate bene, le letture non le ho scelte io. Le letture sono quelle della 13ª domenica tra l'anno. In qualsiasi chiesa domani saranno queste tre letture. Per cui non ho manipolato la parola di Dio per avallare il mio pensiero, ma io mi sono messo alla scuola della parola di Dio. La prima lettura, sarò breve, la prima lettura ci dice: il Signore ha detto a Elia, ungi Eliseo perché faccia il profeta al tuo posto. Cosa ci dice questo? Che all'inizio della vita cristiana c'è Dio che ci sceglie, c'è Dio che ci vuole, c'è Dio che ci ama, c'è Dio che ci protegge. All'inizio della nostra esperienza cristiana c'è la grazia di Dio, c'è Dio che ci ama. L'amore di Dio tutto precede, ci precede, continuamente ci dice Papa Francesco. E allora, se la grazia di Dio ci precede, non dobbiamo temere niente, dobbiamo solo essere disponibili e docili all'azione della grazia in noi. Secondo pensiero nella seconda lettura. San Paolo ci dice: siete chiamati alla libertà, e poi dice, per evitare una interpretazione sociologica della libertà, Cristo vi ha liberati per la libertà, vi ha liberati per rimanere liberi. Perciò la libertà che ci è donata da Dio è quella libertà che scaturisce dal riconoscere Dio come unico bene della nostra vita, come abbiamo cantato nel Salmo responsoriale. Se Dio è l'unico bene della nostra vita, nulla ci turba, nulla ci tormenta, perché se Dio è l'unico bene della nostra vita, tutto, tutto è secondario rispetto a Lui. Ecco la libertà di spirito, ecco la libertà della Chiesa, ecco la libertà del cristiano. La libertà del cristiano deriva dal riconoscere che Gesù Cristo è l'unico bene della sua vita. Però occorre rimanere liberi, non basta un momento di libertà, occorre rimanere liberi, occorre rimanere popolo come questo, occorre rimanere lieti di far parte di una compagnia così bella come quella della Chiesa. Occorre che questa permanenza nella Chiesa sia stabile. Come è possibile questo? Rinnovando ogni giorno l'incontro vivo con Cristo,
non vivendo di una nostalgia. Una volta io facevo il chierichetto e quindi sono rimasto... No, tu non sei cristiano perché una volta facevi il chierichetto, tu sei cristiano perché oggi incontri Cristo. Solo una gioia presente cambia la vita, ci diceva Don Tommaso Latronico quando lui era ammalato nel letto. Solo una gioia presente può rendere felice la mia vita oggi. Allora San Paolo ci dice: amici, vi ho liberati perché restiate liberi, e perché possiate rimanere liberi occorre che facciate oggi l'incontro reale e vivo con Gesù Cristo. Un incontro vero, come vero è stato il primo incontro che ha cambiato la nostra vita. Se siamo qui questa sera è perché una volta l'incontro con Cristo ci ha cambiato la vita, ci ha commossi, ci ha spinti, come dice Papa Benedetto. Un incontro che ha cambiato la vita e che ha dato alla vita la direzione decisiva, per cui non sei più del mondo, ma sei di Cristo. Siamo chiamati, cioè, a vivere la pienezza, il compimento della nostra fede, non un pezzo, non una mediocrità, non una formula, ma siamo chiamati a vivere la misura alta della vita quotidiana, che è la santità. Siamo chiamati a diventare santi. Il Concilio ci dice così, che una sola è la nostra vocazione, è altissima ed è divina, cioè siamo resi partecipi, siamo chiamati a partecipare della vita di Dio. Il Vangelo di questa sera ci invita a, come dire, a guardare avanti, a guardare in alto, a guardare questa meta altissima, ma che è per noi, che è per noi. Siamo fatti per la pienezza, siamo fatti per il compimento, non siamo fatti per le cose basse. Ecco allora, amici carissimi, Dio all'inizio ci precede per farci liberi, liberi di raggiungere fino in fondo il compimento della nostra vocazione. Il corollario. Questi tre pensieri cosa ci dicono? Che il lavoro da fare per noi, diocesi di Tursi Lagonegro, adesso voi di Tricarico siete un po', come dire, spettatori in questo momento, ma solo in questo momento. Noi di Tursi Lagonegro come dobbiamo camminare? A partire da quello che la parola di Dio ci ha detto. La parola di Dio allora ci chiede di essere una chiesa in cammino. Ecco perché questa sera è bello che Monsignor Tarucci e Monsignor Nolè sono qui. Perché io non inizio da capo, e non solo perché prima ero già coinvolto, ma io sono dentro la storia di questa chiesa. Guardate bene, io non sono al di sopra della chiesa, no, sono dentro questo popolo di Dio. E questo popolo di Dio che è tutto ministeriale, San Paolo dice, è un corpo ben compaginato, dove o essere testa o essere braccia è la stessa cosa. Certo, io ho il mio ruolo, non secondario, ma come me anche la mia nipotina che sta lì in prima fila ha il suo ruolo, anche i bambini più piccoli hanno il loro ruolo. Chiunque è battezzato ha un ruolo fondamentale nella Chiesa, nessuno escluso. La Chiesa siamo tutti noi, ognuno chiamato a vivere fino in fondo fedelmente il ministero o il carisma che il Signore gli ha affidato. Una Chiesa in cammino, che non sta ferma, che non è bloccata, che non si guarda addosso, ma una Chiesa in cammino che, sentite, che si mette in ascolto, anche se madre e maestra, si mette in ascolto di Dio e dei fratelli, si mette in ascolto di Dio perché non celebri se stesso, ma comunichi il pensiero di Dio, la parola di Dio, la volontà di Dio, che ascolti i fratelli perché non dia risposte a domande non poste.
ma che possa dare risposte a bisogni reali, bisogni spirituali, ma anche bisogni, diciamo, umani, terreni, fisici, ai bisogni della vita, perché non esistono due vite. Esiste la persona, dicevo prima, ed è la persona nella sua interezza che ci interessa. Non ci interessa una parte della persona, ci interessano le persone. Mi interessate voi, sono interessato a voi, sono interessato a voi, diceva Don Milano. Ebbene, è una chiesa in cammino che ascolta Dio e ascolta i fratelli. Papa Francesco ci dice una chiesa che sia in uscita, che esca da se stesso, anche dalle proprie certezze, che si metta in discussione, ma che vada verso gli altri, non per fare l'ennesima organizzazione non governativa. Il Papa dice ONG, ricordate, lo dice quasi sempre, ma per fare la Chiesa. E il compito della Chiesa è quello di annunciare Gesù Cristo, morto e risorto, Signore di ognuno di noi. Questo è il compito della Chiesa e questo è il principale compito della Chiesa. Ha detto bene il sindaco di Tursi, eccellenza, abbiamo bisogno di Chiesa noi. Non abbiamo bisogno di un'altra organizzazione di volontariato, non abbiamo bisogno di un'altra associazione di volontariato, no, abbiamo bisogno di Chiesa. L'uomo ha bisogno di Cristo, perciò ha bisogno di Chiesa, una Chiesa che esce per annunciare Cristo morto e risorto. Nel territorio, non sulle nuvole, nel territorio, in questo territorio che ha bisogno di Cristo, da Maratea a Policoro, passando per tutte le valli che noi conosciamo. Noi abbiamo bisogno di Cristo e Cristo deve essere annunciato da noi, altrimenti non arriva alle nostre persone. Una Chiesa però, che ho detto, che sta nel territorio come serva, con il grembiule, che si mette al servizio del popolo. E qui sicuramente il ruolo fondamentale della Caritas diocesana, della Caritas parrocchiale, che, come diceva il presidente della regione, svolge già un compito importante, ma secondo me deve essere la vera sfida insieme a quella della pastorale giovanile, la vera sfida della nostra diocesi pastorale giovanile. La testimonianza della carità, il ruolo fondamentale del laicato sono importanti per abitare il territorio attraverso l'azione intelligente del laicato cattolico, abitare il territorio attraverso il servizio generoso della Caritas, abitare il territorio attraverso la speranza forte dei nostri giovani che non se ne scappano. Soave, non se ne scappano, i nostri giovani sono felici di stare qui e di lavorare qui, ma una Chiesa che educa, siamo nel decennio dell'educazione, una Chiesa che forma, ecco perché ho detto che occorre anche una Chiesa che è maestra. Una Chiesa che educa, che forma. Ricordiamoci, Don Giussani, è vero Filippo, Don Giussani questa sfida ha lanciato all'Italia e alla Chiesa, la sfida dell'educazione. Il rischio educativo è il primo rischio che una famiglia deve compiere, deve affrontare, o il primo rischio che la Chiesa deve affrontare. Per avere, sentite, questo rischio educativo per formare cristiani adulti nella fede, maturi nella fede, capaci di rendere la fede cultura, cioè modo di essere e di agire, criterio di giudizio della realtà. Vedete, il mondo non ha bisogno di qualche bigotto in più, ha bisogno di cristiani maturi in più, ha bisogno di santi in più, ha bisogno. Madre Teresa di Calcutta, interrogata una volta da un giornalista del Sabato, dice: ma perché
ma perché sei andata in India? Perché hai così pietà dei poveri, dei bambini? Ha detto no, perché amo Gesù. Sono andato lì perché amo Gesù. Ecco che significa la cultura, che amo Gesù, perciò io sto nel mondo in un altro modo, con un altro criterio, con un altro motivo. Una chiesa così è una chiesa capace di innalzare un inno di lode e di ringraziamento al Signore nella preghiera, nella liturgia. Ecco perché la vera priorità pastorale della chiesa di questi tempi è la preghiera, amici, è la preghiera. Ciò che ci qualifica è il rapporto con Cristo, e solo se Cristo è il fondamento della nostra vita saremo capaci di andare verso i fratelli per quello che siamo. Ecco, amici miei, vogliamo affidare alla Madonna, alla Vergine Maria, alla Madonna che noi veneriamo come regina di Anglona, permettete, regina del Monte Pollino, regina del Monte Sirino, dell'Orsoleo, di quasi ogni paese, del Pandano, però, del Pandano di San Giorgio, e noi di quasi in ogni paese c'è un santuario, la Madonna della Sulla, c'è quasi ogni paese c'è un santuario mariano. Ecco, la Madonna che tanto amiamo, vogliamo che ci protegga, ci custodisca e benedica i nostri propositi, li consegni al suo Figlio, perché il Figlio di Dio, Gesù, possa veramente compiacersi di noi e accompagnarci per sempre nella vita. Grazie. Verso tutti i suoi ministri si riveli in ogni sua parola e gesto, comunità tutta ministeriale, per interpretare e tradurre tra gli uomini l'ansia e la sollecitudine di Cristo servo, preghiamo. Negro, riunita in preghiera intorno al suo nuovo pastore, il Vescovo Vincenzo, perché assistita dallo Spirito, nutrita dalla parola e dall'Eucarestia, sappia sempre rinnovarsi e servire con fedeltà e coraggio ogni uomo, preghiamo. Per il nostro Vescovo Vincenzo, posto alla guida della nostra diocesi, perché, illuminato dallo spirito di fortezza e di santità, diventi per tutti noi immagine viva di Cristo, Maestro e Pastore, preghiamo. Tanti del nostro territorio, perché guidati e illuminati dal tuo spirito, si impegnino a costruire la civiltà dell'amore, a difesa di ogni persona, preghiamo. Grazia del sacramento del matrimonio si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi, preghiamo. Alla vita religiosa e agli ordini sacri, perché il Signore susciti nel cuore dei giovani l'ideale alto del servizio ai fratelli, nella consacrazione a Lui e nel ministero ordinato, preghiamo. Perché sperimentino la paternità di Dio mediante la testimonianza della nostra comunità, che intorno al suo Vescovo vuole operare in spirito di sincera collaborazione nell'attuare la verità del Vangelo, preghiamo. Ascolta le suppliche della tua Chiesa. A me, tuo servo, che hai chiamato a servire questa porzione eletta del tuo popolo, concedi la tua benedizione e rafforzami con il dono del tuo spirito, perché il mio ministero corrisponda sempre meglio alla dignità del compito che mi hai affidato per Cristo nostro Signore. Yeah.
il sacrificio della croce per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito, tu hai ricostituito l'unità della famiglia umana, disgregata dal peccato, perché il tuo popolo, radunato nel vincolo di amore della Trinità, allode e gloria della tua multiforme sapienza, formi la Chiesa, corpo del Cristo e tempio vivo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, unita ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Il regno promesso insieme con i tuoi eletti. Con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con tutti i tuoi santi, gli apostoli, i martiri, San Filippo Neri, Sant'Andrea Avellino e Beato Domenico Lentini, Beato Giovanni da Caramola e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vincenzo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti. In Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. L'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Del Cristo suo sposo, l'integrità della fede, la santità della vita, la devozione autentica e la carità fraterna. Tu che la edifichi incessantemente con la parola e il corpo del tuo figlio, non privarla mai della tua paterna protezione, per Cristo nostro Signore. Due sacerdoti a nome di tutto il presbiterio fanno ora dono al nuovo vescovo di un pastorale che esalta il ruolo di pastore e guida nella chiesa che gli è stata affidata. Inoltre il vescovo riceverà dei doni da parte di alcuni fedeli, in particolare un agnello come segno del gregge che egli deve guidare. Questo è il pastorale che regalatomi dal clero della diocesi di Tursi, Lago Negro. Però il camice che io indosso, che ho indossato questa sera, mi è stato regalato dal clero della diocesi di Tricarico. La vitria che ho in testa è la stessa con cui sono stato ordinato vescovo, regalatami dal mio vescovo di allora, Monsignor Nolè. La casula che sto indossando mi è stata regalata, l'ho usata in occasione dell'ordinazione, mi è stata regalata dal mio parroco di allora, Don Camillo. Eccolo. La croce così elegante e così bella
mi è stata regalata dai miei fratelli e da mia sorella. L'anello dai miei genitori, che adesso sono felici in cielo. Mi vedono, ci vedono meglio, mi vedono meglio e sono contenti che questa sera sono qui. Ecco, per dire che anche addosso un po' è tutto sentimenti, è tutto sentimenti. Così come sentimenti è la vita di ognuno di noi. Vorrei dirvi grazie con tutto il cuore, non ci sono parole che bastano per dire grazie, proprio a tutti, potrei citarne proprio, però inutile adesso fare i nomi, è vero capitano Laurita, è il mio capitano di Tricarico, al quale va l'applauso perché piazza, più o meno alla stessa ora, faremo un'altra celebrazione così lunga come quella di questa sera, ma ugualmente così bella come quella di questa sera, con l'ordinazione episcopale di Monsignor Francesco Sirufo. Ecco qua. Eccolo qui. È tutta grazia di Dio. Io quest'anno avrò la fortuna di ordinare un vescovo, perché Don Francesco ha scelto me come ordinante, come vescovo ordinario, ma poi di ordinare anche due sacerdoti, uno della diocesi di Tricarico, Don Giuseppe, e l'altro della diocesi di Tursi Lagonegro, Don Nicola, e poi anche un diacono di Francavilla Sussilli, che ha iniziato a fare il chierichetto con me quando era Francavilla. Quindi, caro Filippo, è tutto un cerchio che si chiude, voluto dal Signore, voluto veramente dal Signore. Grazie a tutti voi, adesso c'è la benedizione solenne, che è la benedizione che il Signore dà a ognuno di noi, e questa sera c'è il privilegio della... Mettiamo qui davanti. Cosa deve fare il diavolo? Il nostro venerato padre, Monsignor Vincenzo Rufino, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, vescovo di questa santa chiesa che è in Tursi Lagonegro, a nome del Romano Pontefice impartirà la benedizione con l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il beatissimo padre nostro Papa Francesco, per il nostro vescovo Vincenzo, per la Santa Madre Chiesa, e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio nostro Padre, che vegli sempre sul tuo popolo e lo governi con indulgenza e amore, arricchisci dello spirito di sapienza tutti coloro che hai posto come maestri e guide nella tua Chiesa, perché il progresso spirituale del gregge si trasformi in gioia eterna per i pastori. Tu che disponi nel tuo sovrano volere il numero dei giorni e il corso delle vicende umane, guarda al nostro umile servizio e dona al nostro tempo piena e perfetta pace. Tu che per la tua grazia hai profuso l'abbondanza dei tuoi doni e mi hai chiamato a pascere la Chiesa che è in Tursi Lagonegro, rendimi a te gradito nel quotidiano adempimento della mia missione e unisci in un solo cuore il popolo e il vescovo. E su voi tutti qui presenti, per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Grazie a Dio.